Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia. Buonasera e ben ritrovati a Fatti e Dintorni. Una settimana difficile questa per la città di Ebbero, una settimana delicata che è iniziata con i domiciliari per il sindaco Massimo Cariello, che era stato eletto con oltre l'80% dei voti un paio di settimane prima. Abbiamo sentito in questi giorni l'attuale sindaco facente funzioni, alcuni assessori, insomma, e questa sera invece ascoltiamo chi ha fatto parte dell'opposizione, un'opposizione anche piuttosto dura, serrata in questi ultimi 5 anni. Parlo di Damiano Cardiello. Ciao, buonasera. Ben buonasera ritrovato. Ricordami attualmente la tua associazione. Sì, è un'associazione civica, si chiama Eboli Mia. Eboli Mia. Allora, partiamo da quanto è accaduto, no? Noi ricordiamo l'opposizione di Damiano Cardiello, sempre molto attenta, sempre molto serrata, con carte alla mano. Sì, si è caratterizzata per questo. Noi in questi 5 anni, seppur in solitaria, vorrei sottolinearlo, abbiamo fatto l'opposizione, forse qualcuno l'ha dipinta come dura e senza sconti, ma andava fatta perché credevamo, e purtroppo i fatti ci stanno dando una triste ragione, che vi era un vero e proprio sistema che governava la nostra città. Lo abbiamo fatto, noto in questi giorni come alcuni oppositori siano ritornati alla ribalta, quando poi nei 5 anni precedenti non ne ho mai sentito parlare, e noto soprattutto un risveglio delle coscienze della popolazione. Detto ciò, noi abbiamo messo sempre nero su bianco quelle che erano le criticità in termini di trasparenza amministrativa e di gestione allegra della macchina comunale. L'esempio più eclatante, che ho ripreso anche ieri attraverso i social, è quello della delibera, per esempio, sul piano casa. Gli unici a opporsi sono stati i consiglieri Cardiello e Fido, quando poi la maggioranza è andata a oltranza, insomma, su un testo che non andava incontro alle esigenze della collettività, bensì privilegiava interessi particolari. Era un regolamento ad personam, poi è uscito da questa inchiesta, insomma, che avevamo purtroppo, per sfortuna dell'immagine della nostra città, ragione. Avremmo voluto avere invece torto. Ci siamo resi conto, ripeto, che c'erano delle situazioni nebulose che andavano approfondite. Su quanto accaduto, io l'ho detto e lo ribadisco stasera, siamo tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio. Iniziamo un attimo a chiarire questo. Ho espresso, qualcuno è rimasto sorpreso, ma tutti abbiamo un cuore, vicinanza umana a Cariello e la sua famiglia, però io la solidarietà la esprimo a coloro i quali hanno studiato molto e non avevano il privilegio di essere amici di, e hanno partecipato a quel concorso a Cava dei Tirreni. A quelle persone io esprimo la solidarietà. Vabbè, però diciamo che il concorso a Cava dei Tirreni non si è nemmeno concluso. Appunto, è sospeso. Sospeso e nemmeno erano stati ancora corretti appunto i temi. Mettiamoci nei panni, per Eboli. Bravissima, mettiamoci nei panni di coloro i quali studiano. Poi su Eboli, ripeto, qui stiamo parlando di reati purtroppo gravissimi, cioè non è che stiamo parlando del mero abuso d'ufficio, che semmai l'80% degli amministratori prende un avviso di garanzia. Qua parliamo di un arresto per corruzione, è qualcosa di grave, è il peggior modo forse di terminare un ciclo politico, una pagina triste per la nostra città.
Si riparte da qui, noi abbiamo intervistato, abbiamo sentito il sindaco facente funzioni, insomma loro si stanno riorganizzando, riorganizzano la macchina comunale, ovviamente con schemi completamente diversi rispetto al sindaco Cariello, perché è chiaro che insomma, Luca Sgroia viene da un altro, cioè non viene da una precedente amministrazione, è di un'altra anche a livello politico, no? Allora va detta una cosa, bellissimo. Noi abbiamo un sindaco adesso, vorrei ribadirlo perché è la legge che lo impone. Noi abbiamo un sindaco, si chiama Luca Sgroia, lo rispettiamo in quanto istituzione, assolutamente. Combatteremo con la nostra associazione su temi di grande respiro, però invitiamo allo stesso tempo questo sindaco a governare il territorio per pochi mesi e poter ordinatamente portare nella la città. Quindi nella testa di Damiano Cardiello ci sono già le elezioni a maggio. Non è nella testa di Damiano Cardiello, bensì è un'esigenza, secondo me, della popolazione, dopo uno scandalo che in 50 anni di politica attiva non si è mai avuto a Eboli. Allora, noi auspichiamo che Sgroia governi in maniera legittima la città per i prossimi 3-4 mesi, 5 mesi, per poi condurre però tranquillamente alle urne la nostra Eboli. È impensabile che un sindaco non eletto, che non passa per il consenso delle urne e dei cittadini, possa governare poi a oltranza una città di 40.000 abitanti. Perché su questo insomma, diciamo, teoricamente la cosa è possibile. Teoricamente sì. Però insomma abbiamo visto che già c'è un po' di maretta interna. C'è maretta interna, ma io mi sorprendo soprattutto dalle dichiarazioni di qualche irresponsabile che dice noi attenderemo Cariello anche per 6 mesi. Ma noi per 6 mesi abbiamo dei problemi da affrontare nella nostra città. Cioè Eboli non può rimanere ostaggio di posizioni, ripeto, personali, giudiziarie. Cariello l'ho invitato sempre a dimettersi, a difendersi da uomo libero nelle aule di giustizia, proprio per evitare quella macelleria mediatica che invece sta avvenendo. Noi siamo alla ribalta, purtroppo, della cronaca giudiziaria nazionale. Ci abbiamo il Fatto Quotidiano che ha messo la tenda a Eboli. Abbiamo il TV nazionale. Il mio amico e collega Vincenzo Iorillo, con il quale ci sentiamo quotidianamente. Abbiamo le televisioni nazionali che hanno dipinto la nostra città in maniera sicuramente poco dignitosa. E quindi, secondo me, serve qualcosa, e su questo riprendo l'intervista di Vecchio che ho seguito ieri. Una cosa mi è piaciuta. Ovvero serve qualcosa a tempo per poi condurre il paese alle elezioni. Beh, certamente insomma, non dimentichiamo, perché voglio dire, la politica la conosciamo, quindi al di là del momento particolare è assolutamente comprensibile e condivisibile, c'è chi la politica vuole continuarla a fare, quindi certo. Non mi meraviglierei se all'interno della maggioranza in questo momento ci sia già qualcuno pronto a candidarsi per le prossime. Vedo una maggioranza già in futuro spaccata. Beh, mi sembra proprio naturale. Te no? Lo puoi aspettare, certo, perché dopo Cariello, che aveva una capacità aggregativa forte, parliamoci con una storia, adesso abbiamo un esponente del PD De Luchiano, vero e proprio, che tenta di, ovviamente, di portare con sé una parte di quel consenso che aveva Cariello, puoi aspettarti che qualcun altro abbia le stesse velleità. Non solo, ma percorre altre strade, per esempio. Anche perché non dimentichiamo neanche questo particolare, che poi uno deve essere anche onesto nel riconoscerlo. No? Ci sono tantissime anime in questa grande coalizione civica, perché ci sono elementi di centrodestra, l'abbiamo detto tante volte, ed era anche un motivo per cui spesso abbiamo in un certo senso criticato, no? No, era una coalizione civica, poi dalla nomina di Sgroia, vice sindaco, abbiamo visto che De Luca ha imposto di indossare la pettorina del PD a Cariello. Ho capito, però all'interno comunque ci sono anime di centrodestra, lo stesso Cosimo Pio di Benedetto non è che lo possiamo definire un di sinistra. Assolutamente no, però invito proprio per questo gli amici di Benedetto, e ci sono anche altre personalità di ispirazione di centrodestra, a fare anche una riflessione politica, tralasciando il problema giudiziario, ovvero si trovano adesso a dover indossare la pettorina del PD, volendo o nolendo, abbiamo un'amministrazione a guida PD, perché Luca Sgroia è l'espressione forte del PD di De Luca e Alfieri, è palese. Assolutamente sì, è palese. Alfieri non lo so, sicuramente di De Luca decisamente sì. Quindi che cosa farà Damiano Cardiello adesso? Noi sappiamo che ha fatto un passo indietro,
rispetto alle precedenti elezioni per motivi forse legati anche a questo, no? Ti aspettavi, sì, che succedesse qualcosa? Non mi aspettavo, la verità, no. Non ho proprietà ancora da veggente, però posso dire una cosa, che il clima che si respirava in città, io l'ho scritto, insomma, durante, anzi l'ho detto anche attraverso la vostra emittente durante la conferenza stampa del 22 agosto, era un clima di illegalità talmente diffusa, un'impunità generalizzata, che le persone per bene a quel punto rischiavano di essere, di rimanere isolate. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, abbiamo fatto una scelta dettata da motivi seri e non di prospettiva, perché noi non avevamo a quel punto prospettiva. Immagina questa giunta durava 5 anni, noi non è che avevamo un discorso futuro aperto. Abbiamo detto semplicemente ai cittadini qual era la situazione, come la vogliamo affrontare con un'associazione, perché non è detto che la politica debba essere fatta per forza nell'aula del Consiglio Comunale, anche all'esterno, recependo ovviamente le istanze dei cittadini e delle persone di Eboli che amano la città e non hanno interessi secondari. Quindi il nostro percorso adesso con questa associazione Eboli Mia sarà quello di portare all'amministrazione attuale delle proposte in modo da poterle vagliare, speriamo, in un ascolto, in un dialogo istituzionale, perché ovviamente Sgroia per noi è alla prima esperienza come sindaco, va detto anche questo. Cerchiamo un dialogo non politico ma di respiro istituzionale su grandi tematiche, ad esempio fascia costiera e altri problemi che attanagliano Eboli, con la speranza, ripeto, e l'invito che faccio ulteriormente, lo ribadisco fino allo svenimento, di condurre un sindaco non eletto, conduce il paese alle urne nel più breve tempo possibile. Però dobbiamo dire che Massimo Caiello è stato eletto con oltre l'80% dei voti, questo è un fatto che non può essere dimenticato, nel senso, intendo, oltre l'80% degli ebolitani che sono andati al voto hanno scelto lui, non certo perché movimentati dalla politica, ma perché era un voto, forse, non lo so, lo vedevano l'amico di tutti, lo vedono tuttora un amico di tutti, quello presente a tutte le cerimonie, lo sappiamo, insomma, il dono dell'ubiquità di Caiello. Ora io leggo, almeno dai social, ma penso che anche tu, sicuramente c'è una parte, ma non troppo ampia, di persone che sono risentite, no, da quanto hanno letto, ma molte altre sono ancora molto sostengono apertamente ancora l'attuale sindaco, insomma non so nemmeno, sindaco, è comunque ancora sindaco o no? Sospeso per adesso. Sindaco sospeso. No, ma io capisco. Quindi e comprendo. Ecco, politicamente come sì. La gestirete? Noi politicamente, ripeto, abbiamo un percorso molto molto trasparente da portare avanti, è un percorso fatto di ascolto, dialogo con i cittadini e presentazione di quelle che sono, ripeto, problematiche di ambito respiro all'amministrazione attuale, preso atto del risultato, vabbè, ma già sta negli archivi, insomma, del Ministero dell'Interno, il risultato delle elezioni comunali, nulla da dire in merito, il popolo è sempre magari sovrano. Abbiamo sentito e letto, no, degli attacchi anche agli stessi elettori, questo credo che sia una assoluta. No, io non preferisco, non mi appassionano queste cose, ti spiego perché. C'è la democrazia in Italia, abbiamo avuto le elezioni forse un mese fa. 24 settembre. Neanche un mese fa. Neanche un mese fa. Prendiamo atto, la politica poi subisce evoluzioni. Cioè quello che accade in un giorno non accade in 5 anni. È vero, mamma mia. È così. E allora noi ci dobbiamo anche confrontare poi col dato oggettivo della situazione. Preso atto del risultato, preso atto di quello che è avvenuto in questi giorni. Però c'è una critica che puoi fare alla, diciamo, all'opposizione in generale, cioè la non capacità di fare squadra. Guarda, non lo nascondo, c'è un problema di fondo che però, ripeto, le elezioni hanno poi a un certo punto messo in secondo piano. Vabbè. Parliamo delle opposizioni, beh sì, non mi sottraggo. Noi abbiamo tentato di costruire un polo civico attorno ai programmi. Tutto eravate tantissimi. Sì, post-Covid, come vedi, poi la politica, vedi, subisce sempre evoluzioni. Beh, sì. Abbiamo visto il gruppo di l'EU, per esempio, che ha privilegiato l'interesse partitico e dice noi candidiamo uno dei nostri. A quel punto il tavolo è saltato.
Ma è saltato. Forse anche dalla questione, come hai detto tu, no? Post-Covid, perché ante-Covid era. Ante-Covid c'era un dialogo, insomma. Ma enorme, ampio, ampissimo, eravate tantissimi. E c'era anche in quel momento in cui De Luca, però, era in netto svantaggio. De Luca non era proprio candidato, se vuoi sapere la mia. Bravissimo, c'era Costa. C'era Costa che ormai doveva avere solo il sigillo da parte del direttivo nazionale. Insomma, Covid ha un po' scombussolato tutto. Col senno del poi. Con i se e con i ma non si fa la storia. Noi, infatti, ci troviamo qui a causa di eventi imprevedibili, li stiamo commentando, li stiamo analizzando e stiamo tentando di fornire delle soluzioni di tipo prettamente politico. Ma tu dici che Cariello stava andando quindi verso proprio l'incoronamento del PD? Ma già è un uomo del PD, mettere, cioè lui, il nome di Luca Sgroia non è nato da una soluzione politica ebolitana, è nato dalle stanze del PD a Napoli, hanno detto il vice sindaco è Luca Sgroia. E dico questo anche confortato dai numeri, perché la lista di Sgroia ha fatto terza in coalizione. Da dove ne spunta il vice sindaco una lista che fa terza? C'è stata un'imposizione. È stata un'aggiunta flash. E grazie, perché se De Luca ti dice benissimo, tu vuoi essere dei nostri, ti metti la pettorina del PD, Cariello ha dato l'ok, Sgroia è diventato vice sindaco. Poi è accaduto tutto il resto. Però il dato è politico, non abbiamo più un'estrazione civica, abbiamo uno schieramento di centro-sinistra deluchiano che governa la città. Però parliamo adesso dei problemi nel centro-destra, che ce ne sono tanti. Dov'è il centro-destra? Perché a quanto pare Paolo Polito è il referente di Forza Italia, dice di essere il segretario di coordinatore di Forza Italia a Eboli. La Lega... non si sa, insomma, abbiamo sentito Esposito al telefono, Nicolas Esposito qualche giorno fa, si stanno riorganizzando, ma a Eboli, niente, nada, de nada. Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, e Fratelli d'Italia abbiamo un altro problema, Fratelli d'Italia, Marchesano è il referente, è la candidato. Ad oggi sì. È candidato anche no, alle elezioni regionali, sì. Alle regionali quanti voti ha preso? Oltre 900 circa. Cioè. 900, quindi un migliaio di voti, diciamo che super in città insomma, ci può. No, 900 è la circoscrizione. Ah no, io dicevo ad Eboli. 400. Sono un po' pochi, cioè, così facendo una valutazione numerica. Su 21.000 votanti, effettivamente. Insomma, Cuomo ne ha presi? Un migliaio. Ah, però nemmeno Cuomo ha avuto questa exploit, eh. Chi ha preso più voti a Eboli? Forse proprio Cuomo. Sì, il più votato tra risulta Cuomo, sicuramente Fiore. Antonio Cuomo, sì, sì, sì. E sì. Fiore secondo per poche decine. Secondo me per poco, insomma, poi dovrebbe esserci stato Picarone, credo, sì, non lo so, sì, sì, più sì, o meno. Sì. Ok, no, era giusto per capire. No, anche hai fatto un'analisi attenta, perché questo l'abbiamo detto anche in conferenza stampa il 22 agosto, quando ci hanno posto delle domande sul centro-destra. Il centro-destra ad Eboli... non esiste praticamente. Noi abbiamo dei partiti nazionali che a Eboli sono contenitori vuoti. Partiamo dalla Lega, ad oggi non abbiamo il coordinatore, io non so neanche con chi interloquire, con molta onestà. Fratelli d'Italia vive addirittura... Capito, ma una... tu sei ancora Fratelli d'Italia? Non sono mai stato Fratelli d'Italia. Scusa... Italia. Allora, non è che vuoi passare a Fratelli d'Italia, adesso mi è venuta, non lo guarda, so. Io ho scelto il percorso appunto civico dell'associazionismo proprio per questo motivo. Perché deve capire ancora. No, per chi deve capire un ragionamento molto importante, che noi abbiamo un problema di identificazione degli interlocutori. Ho fatto l'esempio della Lega. È facile. Fratelli d'Italia, noi abbiamo il binomio con Vincenzo Marchesano che è stato capogruppo e ha sostenuto Cariello alle ultime. Sì. E Vito Antonio invece che stava dalla... No, non è stato eletto, sosteneva invece Caldoro. Uno sosteneva una colazione... Sì, sì, questa è una cosa che abbiamo visto, ma lo stesso... Un po' ondivaga. Lo stesso Corsetto, l'ha detto chiaramente, sì. Io voto Caldoro alle regionali e... Cioè, avevamo questo pseudodramma. Sì, sì. Poi Forza Italia aspettiamo sicuramente delle notizie a livello provinciale, perché il partito a livello provinciale è addirittura commissariato. Quindi in questo deserto, parliamoci chiaro, ho scelto... pur di non rimanere poi fermo, con molta non onestà. Non ha preso nemmeno il consigliere. Tu dici manca la Lega, però almeno la Lega il consigliere se l'è preso. Se l'è preso, sì, è un dato di fatto.
pur di non rimanere, cioè noi siamo attivi, abbiamo fatto questo percorso dell'associazionismo civico e quindi siamo comunque in campo, come detto. Quindi diciamo che possiamo aspettarci anche qualche sorpresa futura da Gardiello, chissà. Ma insomma, perché no? Perché dove no? Lo, insomma, sicuramente tu sei uomo di partito in generale, non sei tanto. Sì, la mia ispirazione, la mia storia la conoscono tutti. È appunto, decisamente cioè così. Non cambio casacca, questo è sicuro. Quindi i miei valori critica, sono quelli. La centrodestra la puoi fare, insomma, in questo senso. È una passione, indubbio. Ovviamente in politica occorrono i numeri, quindi è inutile nasconderci dietro un dito. La politica si fa con i numeri, si fa anche con un gruppo dietro che possa dare manforte, insomma, alle idee che porti innanzi ai cittadini. Quindi siamo pronti, insomma, eventualmente, se ci saranno le elezioni, a dire la nostra. Qual è le sensazioni, cioè quando le persone che sono un po' più vicine a te, no? Quindi quelle che comunque probabilmente faranno parte del 30% che non hanno votato o quelle che in questo momento si stanno ricredendo, qual è la sensazione, che cosa senti, che cosa ascolti? Ma guarda, devo esserti sincero, ci sono varie idee insomma in giro, alcuni dicevano ce l'aspettavamo, altri sono rimasti molto esterrefatti insomma. Però tutti hanno detto una cosa secca, le battaglie sul tema della legalità purtroppo le abbiamo vissute solo noi, in maniera solitaria, abbiamo pagato lo scotto di rimanere isolati, qualcuno ci prendeva per pazzi, qualcun altro per visionari, addirittura venivamo dipinti come coloro i quali infangavano Eboli, questo era un disco ormai rotto, i cattivi di professione, ad oggi purtroppo registriamo una città devastata dal punto dell'immagine e intaccato anche il tessuto socio-culturale e anche economico, perché questa situazione sta creando sicuramente dei disagi, delle ricadute pesanti per gli imprenditori di Eboli, perché Eboli, poi parliamoci chiaro, non è un paese di delinquenti, c'è un episodio singolo, verrà valutato con tutti i crismi, ripeto, siamo tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio, però è una situazione in cui i nostri sostenitori, insomma il gruppo a me vicino, alcuni si aspettavano, altri meno, però ripeto, c'è l'idea di aver avuto in questi 5 anni un percorso molto chiaro e trasparente. Tu hai letto l'ordinanza, hai avuto modo di leggerla, pensi ci possono essere, a livello da avvocato, credi ci possono essere ulteriori situazioni che verranno? Guarda, io vorrei spiegare, questa è l'occasione giusta, perché io mi occupo praticamente di questo, di penale, che noi stiamo affrontando ad oggi la tematica frutto di un'ordinanza, di un GIP, su richiesta espressa del PM. Quindi noi abbiamo la richiesta per misure cautelari, ma non abbiamo, come ti dicevo prima informalmente, la chiusura indagini, perché questa indagine a tutt'oggi è ancora pendente. Perché quindi, ci sono state queste misure cautelari per evitare reiterare dei o l'aggravarsi di ulteriori reati. Esatto. Nel mentre però l'indagine continua. Quindi potremmo avere un'idea complessiva, unitaria della situazione quando le indagini verranno chiuse e avremo l'avviso di conclusione indagine 415 CPP, capiremo di cosa stiamo parlando. Perché io mi aspetto, per esempio, che non ci siano solo a questo punto 13 persone indagate, ma siano molte di più, per esperienza professionale acquisita, quando fai riferimento ad alcune persone, può darsi che quelle posizioni penalmente non siano gravi, te le ritrovi poi nell'avviso di conclusione indagine, certo, comunque come fatti penalmente rilevanti. Noi stiamo commentando questo. Poi vedremo, ripeto, ci saranno degli step precisi, oggi c'è stato l'interrogatorio, poi ci sarà il riesame, poi eventualmente ci sarà la Cassazione. Ripeto, Eboli non può rimanere ostaggio però di questa situazione. No, ma infatti questo lo penso anch'io, abbiamo tanti problemi perché da affrontare. Le esigenze, lo dicevamo anche ieri con Sgroia, la sensazione è anche, quando lo vediamo insomma in linea di massima, confrontandoci con le persone anche attraverso i messaggi che ci arrivano, è proprio l'esigenza di una guida, l'esigenza di un equilibrio. Un ritorno quando, alla normalità. Sì, perché ecco. Lo sbando gli eboritani non l'hanno mai potuto vivere e c'è stato raramente, cioè gli eboritani raramente sono stati, se non quando è caduto Melchionda, abbiamo avuto la Filippi per pochi mesi, ma pochi era una mesi. Caduta di tipo espressamente politica. Per cui oggi invece in questa emergenza Covid c'è l'esigenza di una guida. Beh, sicuramente nel consigli comunali ci mancherà, insomma, Gardiello, perché comunque con te avevamo tanta roba, insomma, potevamo parlare di tante cose giornalisticamente e quindi ci mancherà, però sono certa che non ci farai sentire la tua assenza. Ti ringrazio del
del complimento, però come hai detto bene, non farò sentire sicuramente la mia assenza, in quanto abbiamo la possibilità comunque di spulciare l'ordine del giorno, l'albo pretorio, insomma, e gli interventi, come vedi, sono comunque costanti, in questo non mancheremo. Non abbiamo dubbi. Grazie davvero per essere stato con noi. E grazie a voi per averci seguiti, noi cercheremo di tenervi sempre al corrente man mano di tutto ciò che accade nel comune di Eboli, così come facciamo per gli altri comuni limitrofi. Grazie e buon proseguimento di serata. Arrivederci da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia.